Fernando sotto l'incrocio dei pali ed è la palla dello scudetto, il gol che regala probabilmente il secondo e ventesimo titolo a Catania. 6-3, a 2:20 da giocare, la menina di l'Orizzonte Catania. E Bianconi addirittura in surplus su, e in qualche modo Martina Miceli va a rinverdire quella che è la tradizione di Del Duca, Maugeri, qui a Vito, Malato e Formiconi, che si qui avevano fatto la storia dell'Orizzonte Catania, avevano fatto la... È il successo di Martina Miceli, è il successo di Italia Di Mario. Tania Di Mario, e sono praticamente nata a Roma ma vivo da tantissimi anni a Catania. Sono arrivata nel 1998, ho avuto la fortuna di poter condividere il sogno di giocare con le giocatrici più forti del mondo, che sono state Giusy Malato e Cristiana Conti, e da quel momento mi sono levata un sacco di soddisfazioni come giocatrice in questo importantissimo club, e ho avuto la fortuna di poter vincere anche il 10° scudetto, che credo sia stata una delle gioie più grandi che da atleta ho potuto provare. E dopo tantissimi anni ho la fortuna di poter essere ancora qua, di poter condividere ancora dei grandissimi obiettivi, soprattutto grazie alla rinnovata forza e vitalità che ci dà il nuovo centro sportivo, appunto Equipe. E insieme l'anno scorso abbiamo potuto conquistare il 20° scudetto, e quindi praticamente ho fatto il mio secondo giro di boa, questa volta non più da giocatrice ma da presidente. Sono il presidente di questa società da almeno 2 anni, è una grandissima responsabilità ma anche una grandissima gioia. Prima di me c'è stato ovviamente il presidente Nello Russo, che è stato uno dei più grandi presidenti che possiamo trovare nella pallanuoto femminile, e il mio impegno è poter essere almeno brava e resistente la metà di quanto non sia stato lui. Lo ringrazio perché ci continua a stare vicino, ringrazio Catania al Vertice perché ci dà la possibilità di essere comunque tutelate e sostenute come società siciliane, e se continuiamo a raggiungere ancora grandi obiettivi è anche grazie a questo sostegno. Questa stagione sarà esaltante, importante e difficile come quelle passate, però io e Martina siamo pronte ad affrontarla, e faccio un in bocca al lupo alla mia squadra, faccio un in bocca al lupo a me come presidente, e mi auguro che riusciamo ad essere all'altezza di tutte, diciamo, le aspettative che sono riposte nei nostri confronti. We'll be right back.
giorno 8 dicembre e vi aspettiamo allo Sheraton di Catania per premiare tutti i nostri campioni e tutte le società di vertice siciliane. E a presto e buono sport a tutti. Salve a tutti, sono Martina Micelli, ho l'onore di allenare la gloriosa Orizzonte. Quest'anno come equip Orizzonte abbiamo vinto la 20ª stella, cioè il 20º scudetto, quindi la seconda stella. Dopo qualche anno di inseguimento finalmente ci siamo riusciti, siamo ritornati nel panorama internazionale anche a guardare dall'alto. Sicuramente in questo momento l'obiettivo diventa ancora più difficile, perché arrivare è difficile, ma confermarsi è ancora, forse ancora lo è di più, per cui stiamo lavorando sodo, così come avete visto, e continueremo a farlo fino al prossimo mese. Abbiamo il primo obiettivo importantissimo della stagione, che è la Supercoppa, la torniamo a giocare dopo, se non sbaglio, 8-9 anni, per cui sarà un grande appuntamento che non possiamo mancare. Nel frattempo non ci facciamo mancare nulla. Quest'anno devo dire è stato un 2019 da incorniciare, come ho detto prima, lo scudetto con la Serie 1, lo scudetto con l'Under 19, penso siamo la prima squadra a livello femminile che può vantare un record del genere in lo stesso anno, di vincere sia lo scudetto Under 19 che lo scudetto con la prima squadra, e poi altri due bei piazzamenti, una medaglia di bronzo Under 17 e una medaglia d'argento Under 15, per cui un 2019 sicuramente da incorniciare, ma un 2020 che ci aspettiamo sia ancora più bello. Nel frattempo abbiamo l'onore di rappresentare Catania nel mondo e quindi di far parte di Catania al Vertice. Ci saremo anche noi l'8 dicembre per la premiazione di tutti i campioni di questa città. Buonasera, sono Renato Caruso, allenatore dell'Equipe Orizzonte, settore giovanile. Insieme ad Aurora Coppolino ci occupiamo di tutto il settore giovanile, settore che vanta già una storia, ma che ha ricominciato a lavorare qui quando ha acquisito la propria casa, qui nel centro Equipe. Settore che comincia con i piccolini che vanno dall'età dal 2012, quindi un settore preagonistica che inizia già con la pallanuoto e che va a concludersi col settore under 19, categoria under 19, di cui fanno parte le ragazze che già fanno parte della prima squadra. E la fortuna di avere questa casa ci ha consentito di avviare un'attività veramente di primo livello, considerato anche di avere la fortuna di avere una squadra che chiaramente l'Equipe Orizzonte, che ha una storia e che continua a vincere, ci consente di lavorare su un gruppo di ragazzini e ragazzine che hanno un futuro veramente da poter scrivere.
L'obiettivo è quello sicuramente di raggiungere risultati a livello giovanile. Per risultati a livello giovanile intendo le categorie, ad esempio l'anno scorso siamo entrati in finale in tutte le categorie, under 15, under 17 e under 19. Ma l'obiettivo vero non è quello, l'obiettivo vero è quello di creare delle ragazze, delle atlete che un domani entreranno a far parte della prima squadra dell'Orizzonte, che speriamo possano essere il futuro e il continuo della vittoria di questa società. Anche noi come società Equipe Orizzonte saremo orgogliosi di partecipare l'8 dicembre alla giornata del premio per i nostri campioni, del premio che viene organizzato da Catania al Vertice, quindi ci vediamo e vi aspettiamo tutti presenti allo Sheraton giorno 8 dicembre. Grazie a tutti.